buongiorno a tutti. Noi siamo gli amministratori che non falsificano i bilanci, che non mettono 5 milioni in più a penna o 5 milioni a meno. E nelle nostre città i revisori dei conti non si dimettono. Guardate che questo è un punto fondamentale da dire. Perché noi non possiamo stare sempre sulla difensiva a farsi raccontare che noi sprechiamo soldi pubblici, perché non è così. Perché se mi avessero fatto a me una polemica come quella che è stata fatta qua sui revisori dei conti pubblici, se l'avessero fatto in qualsiasi città che voi amministrate, ci avrebbero portato via. Bisogna avere la forza e la consapevolezza di dirsi che il buon governo è possibile e deve partire innanzitutto dalle realtà locali. E lo dico, chiudendo questa lunga parentesi, anche rispetto alle questioni che riguardano altre città. Anche rispetto alle questioni che riguardano il dibattito di oggi. A me, di Spelacchio, non interessa granché. Il punto non è se Spelacchio è bello o brutto. Ogni Spelacchio è bello a mamma sua. Il punto è che se Spelacchio costa il doppio degli alberi di Natale delle altre città, io non credo che sia un problema di onestà, è un problema di incompetenza, che è una cosa diversa. Il punto non è se è bello o brutto, il punto è se funziona o no un'amministrazione. Quando c'è stata l'emergenza rifiuti, io ho chiamato Stefano Bonaccini e gli ho chiesto: Ste, dai una mano a Roma. Lui dice: Matteo, volentieri. Ma all'Emilia Romagna c'è qualche sindaco renziano, turbo renziano, iper renziano, che ha detto che non farà passare i rifiuti. Dì al sindaco turbo renziano che si passa di dietro, non ti preoccupare. Noi i rifiuti di Roma li prendiamo perché non possiamo pensare che la capitale d'Italia sia sommersa dai rifiuti in piena vacanza natalizia. Tutto pronto. Improvvisamente in una importante azienda privata si accorgono che Stefano Bonaccini è iscritto al PD. Inatteso direi, eh? Non se l'aspettava nessuno da Bonaccini. A quel punto si buttano sull'Abruzzo e fanno un progetto con l'Abruzzo. Non li portiamo in Emilia Romagna, se no il PD lucra il vantaggio competitivo, portiamoli in Abruzzo. E dopo 2 giorni i potenti sistemi informatici della Casaleggio scoprono che anche Luciano D'Alfonso è iscritto al PD. E voi capite che questa è la dimostrazione più chiara e più concreta che la colpa dei rifiuti di Roma è del PD, che ne ha iscritti troppi di questi governatori. È evidente che la colpa è del PD. È evidente che la colpa è del PD. L'incompetenza è incompetenza anche se sorride bene. L'incompetenza è incompetenza anche se si mette la cravatta giusta. L'incompetenza è incompetenza anche se si pettina bene e se va bene in televisione. L'incompetenza è il nostro avversario alle prossime elezioni politiche del 2018. Ci sono 50 giorni per andare a vincere questa sfida e io voglio che il PD si metta in campo con tutta l'energia che ha, senza paura. Molti di noi ascoltavano il sociologo Domenico De Masi ben prima che lo ascoltasse la Casaleggio. Lui parlava della fine del lavoro, dell'ozio creativo. Mi ha sempre intrigato intellettualmente. Ma io penso che non sia giusto, torno a questa parola, giusto, che un paese possa pensare di vivere di sussidi assistenzialismo, 780 euro per uno, se invece hai dei figli, 1680, cioè tu non fai niente e hai 1600 euro in tasca. Dice, basta portare un certificato medico, non lo so, ti immagini. Guardate che questo tema del distruggere l'idea del lavoro, che hanno in particolar modo i nostri competitor 5 Stelle, ma che hanno anche altri dentro la logica della decrescita felice, che è felice solo per chi non decresce, è una logica, perdonatemi, pericolosissima, ma non è originale, eh. Non è originale, sono secoli che tutte le volte che c'è un'innovazione qualcuno si preoccupa, sono secoli che quando qualcuno inventa qualcosa di nuovo c'è la preoccupazione, ah, ci porterà via i posti di lavoro. Sì, porterà via alcuni posti di lavoro che nel passato c'erano e ne creerà nuovi,
purché si abbia il gusto di scommettere sul lavoro e purché si dica che una repubblica democratica fondata sul lavoro non può vivere di assistenzialismo. Ecco perché il Partito Democratico rivendica il Jobs Act con il 1.029.000 posti di lavoro creati in 4 anni, rivendica l'investimento nella politica industriale, rivendica ciò che è stato fatto da Industria 4.0, ai PIR, all'innovazione, ma mentre rivendica, rivendica il futuro e dice che noi saremo in questa campagna elettorale il partito del lavoro, 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 non dei sussidi e dell'assistenzialismo. Perché continuiamo a dire che il PIL era meno 2% e adesso viaggia verso il più 2%? Perché continuiamo a dire che la disoccupazione ha bloccato la crescita, anzi abbiamo 1.029.000 posti di lavoro in più, secondo l'Istat, di cui il 53% a tempo indeterminato? Ma è un numero incredibile rispetto alle previsioni del 2014. Perché sentiamo la necessità di rilanciare costantemente? Per esempio sulla fiducia delle famiglie, sull'export, sulla produzione industriale. Perché al tempo dei social media e nel momento del sapere orizzontale nessuno crede più a niente. Le donne e gli uomini del nostro tempo non si fidano più. O, in alcuni casi, si fidano più degli amici di Facebook che non dei soggetti istituzionali. Allora, attenzione, perché non basta applaudire. Questa è una chiamata all'azione per ciascuno di noi. Perché io sindaco, io assessore, io consigliere, ho una chance in più. Esco dal magico mondo del virtuale. E una stretta di mano nella nostra campagna elettorale, nei 50 giorni che verranno, vale più di un like. Bisogna essere presenti anche sui social, e poi ci arriverò. Ma il punto fondamentale è che voi, amministratrici e amministratori, siete in prima linea, non solo perché del tutto legittimamente qualcuno di voi spera di essere candidato, ma perché è nella capacità di radicamento territoriale del PD, se tiriamo fuori l'orgoglio e la grinta, che noi abbiamo un'arma da giocare straordinaria nei prossimi 50 giorni. Perché se io vado incontro alle persone e quei numeri del 1.000.000 di posti di lavoro, del 2% del PIL, della crescita della fiducia, degli investimenti che crescono, della capacità di un paese di rimettersi in moto quando era fermo, bloccato, li racconto io, consigliere comunale, li spiego io mettendoci la faccia, mi sento parte di una squadra, allora le cose cambiano. Se le lascio alla televisione, nella dinamica, anche di queste ore, non c'è nessuno che sarà in grado di essere efficace come ciascuno di noi. Noi abbiamo iniziato un lavoro da spazzini del web, con i report del PD, che ha portato, non più tardi di 24 ore fa, a chiudere altri 2 siti, che erano collegati ai rilanci di pagine per 2 milioni di fan su Facebook. L'azienda che gestiva i siti su cui si appoggiavano alcune di queste pagine ci ha chiamato per chiederci scusa. Ci ha chiesto di cancellare il proprio nome dal report delle fake news. Non c'è un trafiletto sui media tradizionali su questo. Ma c'è un'esigenza. Che mentre voi amministratori dovete pulire le città, e agli amministratori del PD in media riesce meglio che ad altri amministratori a occhio e croce, noi dobbiamo anche ripulire altro, dobbiamo ripulire il web dalle balle spaziali. Intendiamoci, la lotta all'inquinamento non è soltanto la lotta all'inquinamento verbale. Io sono rimasto sconvolto al fatto che l'apertura dell'anno, con danno anche di immagine per noi, è stata tutta sui sacchetti di plastica. Tra l'altro vi segnalo che c'è una cugina della zia della nipote che sicuramente c'ha un business interessante, che non lo dite però, mi raccomando, perché noi i complotti li sappiamo organizzare bene anche tra San Silvestro e il primo dell'anno. Non ditelo. Ma se all'inizio ti viene da sorridere e da ridere, poi ti viene, quando entri in questa regione, da arrabbiarti a pensare che se vi fosse stata l'attenzione che c'è stata per i sacchetti di plastica, non dico per il dopo di noi, che pure è una delle riforme di cui siamo più orgogliosi, non dico per il terzo settore, non dico per la
legge sull'autismo, non dico per la legge contro lo spreco alimentare, no. Dico una cosa pensando a questa regione. Se vi fosse stato un decimo dell'attenzione che c'è stato sul tema del sacchetto di plastica e della lotta alla plastica, che noi rivendichiamo con forza e che è uno degli elementi che fa del PD il partito più ambientalista che c'è, di un ambientalista non ideologico, ma se vi fosse stato un decimo di quell'attenzione negli anni scorsi sui temi dell'amianto, e se a Casal Monferrato non fossimo dovuti intervenire noi con 37 milioni di euro per andare a sanare una ferita squallida di questo paese, non riporteremo in vita quelle persone, non riusciremo a sanare il dolore di quelle famiglie, ma nel viaggio in treno noi siamo stati a Casale Monferrato a vedere il parco che è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica grazie all'impegno di quell'amministrazione, della Regione e del Governo. Noi siamo questi, e prima di parlare di ambiente con noi sciacquatevi la bocca. Noi siamo il PD.